Allora, a questo punto vediamo come possiamo risolvere alcuni problemi di statica in maniera estremamente conveniente con un approccio che fa riferimento piuttosto che all'equilibrio, come abbiamo fatto fino ad ora, a considerazioni di carattere energetico. Sto parlando del principio dei lavori virtuali. Vediamo un po'. Allora, come al solito, diciamo, partiamo direttamente con un esempio e nello sviluppare questo esempio faremo una serie di considerazioni. Andiamo a rappresentare un meccanismo che ci è ben noto, vale a dire il manovellismo di spinta che abbiamo studiato in vario modo dal punto di vista cinematico. E andiamo subito a scegliere un sistema di riferimento in questo modo. Partiamo a questo punto con A, A, B e il punto C. Ci mettiamo in una configurazione generica che può essere questa. Sappiamo che il meccanismo di un grado di libertà, quindi la sua configurazione è completamente definita per il tramite di un solo parametro, solitamente questo angolo di manovella. Bene? Allora, ipotizziamo che la lunghezza della manovella AB sia uguale ad R e che la lunghezza della BL BC sia uguale a C. Mettiamoci nella condizione in cui L è molto maggiore di R, ok? Che è un po' la soluzione classica del manovellismo. Va bene? Quindi abbiamo una conversione del moto puramente rotatorio della manovella in un modo alternativo di questo. Bene, però in questo caso noi puntiamo l'attenzione piuttosto che su aspetti puramente cinematici, su degli aspetti che sono legati all'equilibrio, ma l'equilibrio trattato con considerazioni energetiche. Quindi questa è la traiettoria circolare che viene tracciata dal punto B. Allora, supponiamo che su questa manovella AB sia applicata una coppia di forze. Quindi abbiamo una forza F ed una forza meno F, una coppia di forze applicata su questa manovella. Allora noi andiamo poi a considerare una forza che è applicata invece sul pistone, che la indichiamo con F. Quindi, come vedete, l'intero meccanismo è soggetto, come carichi esterni, alla forza F applicata in C e a questa coppia di forze che agisce sulla manovella AB. Naturalmente sono presenti delle coppie cinematiche, cioè dei vincoli. Quindi abbiamo una coppia rotoidale in A, una coppia rotoidale in B, una coppia rotoidale in C e poi la coppia prismatica, tant'è vero che a suo tempo dal punto di vista cinematico questa l'abbiamo caratterizzata come un pre-RT dal punto di vista di meccanismo derivato da una catena cinematica. Va bene? È naturale che qui ci sono delle reazioni vincolari interne, ok? In ciascuna di queste coppie cinematiche. Ma il punto è quello di andare a porre in relazione questa coppia, indichiamola con F piccolo per distinguerla da questa coppia con la forza. Bene, questo può essere fatto in maniera estremamente conveniente con il principio dei lavori virtuali. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a determinare gli spostamenti virtuali, quindi uno spostamento virtuale che è legato al parametro θ e
lo spostamento virtuale del punto C, cioè praticamente siamo interessati agli spostamenti virtuali, quindi di conseguenza ai lavori virtuali nei punti in cui ci sono le forze, ovviamente. Siccome qui abbiamo la coppia sulla manovella AB e la forza sul punto C, questi sono i punti rispetto ai quali noi abbiamo interesse per la valutazione dei contributi singoli di lavori virtuali. Va bene? E allora dobbiamo fare delle considerazioni inevitabilmente anche di carattere cinematico, quindi se noi diciamo che questa dobbiamo esprimere questa x, x intesa come posizione del punto C in questo sistema di riferimento che abbiamo scelto, e a tale proposito noi possiamo ragionare in questo modo. Andiamo a proiettare qui, questo punto lo indichiamo con H, e possiamo dire che questa x sarà uguale a una R coseno di teta, che sarebbe l'anomalia che definisce la particolare configurazione del manovellismo, ok? E quindi è data da questo contributo, più, applicando il teorema di Pitagora, più intesa naturalmente come somma algebrica, che cosa? L quadro meno, che sarebbe l'ipotenusa del triangolo rettangolo BHC, al quadrato meno il quadrato di questo cateto, che è nient'altro che pari, quindi abbiamo un R quadro seno al quadrato di teta. Quindi possiamo esprimere la x semplicemente in questo modo, e quindi in funzione della variabile, cioè del parametro di configurazione teta. Siccome a noi interessa lo spostamento virtuale vuol dire spostamento infinitesimo, spostamento elementare, ok? Quindi questo spostamento infinitesimo, perché questa è una delle caratteristiche degli spostamenti virtuali, naturalmente può essere ottenuto facendo il differenziale di questa variabile x. Quindi l'andiamo a calcolare in questo modo. Quindi il differenziale è naturalmente pari alla derivata per il differenziale della variabile, ovviamente. E questo è quello che noi andiamo a fare. Quindi qui abbiamo meno r seno di teta più la derivata di questa, quindi abbiamo meno r quadro 2 seno di teta coseno di teta, diviso due volte la radice di l quadro meno r quadro seno al quadrato di teta. Tutto questo naturalmente per il differenziale della variabile, che in questo caso è teta. Va bene? Ok. Questo possiamo andarla a rappresentare in maniera leggermente più compatta, quindi possiamo dire che questo dx sarà uguale a meno, potremmo anche mettere in evidenza r, ma lo lasciamo così, sarà uguale a meno r seno di teta più, semplicemente qui metto meno r quadro 2 sen teta cos teta è uguale al seno 2 teta. Bene, rimane tutto uguale, 2 radice di r quadro meno r quadro sen quadro di teta, tutto questo in d teta. Ok, e questo è il differenziale. Per quanto riguarda il calcolo del contributo al lavoro virtuale, che è determinato da questa coppia di forze, non abbiamo problemi, perché la coppia agisce direttamente sulla manovella AB, il cui spostamento virtuale, quindi infinitesimo, corrisponde a una rotazione direttamente di teta. Va bene? Quindi il lavoro virtuale totale sarà pari alla somma di questi contributi. Questi contributi, che sarebbe, uno è questo momento, naturalmente il momento di questa coppia è un momento che è diretto secondo z, quindi ortogonale al piano, ok?
che è moltiplicato per d teta, e questo è il contributo al lavoro virtuale determinato da questa coppia, a cui dobbiamo aggiungere il lavoro virtuale di questa forza F, in maniera molto semplice. Quindi più questa forza, che ha una componente che comunque coincide con quella, che sarebbe la Fx, moltiplicato per lo spostamento virtuale del proprio punto di applicazione, che sarebbe il punto C. Ma lo spostamento virtuale, abbiamo detto che è questo dx, quindi devo moltiplicare per dx. Ok? Bene, questo deve essere uguale a 0, e questo è quello che afferma il principio del lavoro virtuale, cioè il lavoro virtuale totale di un sistema di forze agente su un meccanismo è uguale a 0 se è garantito naturalmente l'equilibrio. Va bene? Ok, qui abbiamo soltanto due contributi, eccoli qua, quindi questo è il PL. Andiamo a sviluppare e dobbiamo semplicemente sostituire, quindi abbiamo un dz dθ più questa fx che deve moltiplicare per tutto questo termine, quindi r seno di teta più meno r quadro seno di 2 teta diviso radice quadrata di r quadro meno r quadro se quadro di teta in d teta. Ecco, una cosa molto importante da tenere a mente, che se abbiamo fatto bene, scritto bene l'equazione, l'incognita virtuale naturalmente deve sparire. Vedete che la d teta, che è l'incognita virtuale, perché spostamento virtuale è uno spostamento non reale solitamente, no? Uno spostamento virtuale deve essere infinitesimo, compatibile con i vincoli che sono considerati irrigiditi in quella particolare configurazione e in assenza di attrito. Va bene? Allora, il dθ va via e naturalmente mi trovo davanti un'equazione che pone in relazione, oltre che alla configurazione del meccanismo che è dato dal valore del parametro θ, la forza Fx e il momento mz che è esercitato da queste due forze. Va bene? Allora, mi fa comodo, per fare delle considerazioni interessanti, andare ad esplicitare la Fx. Ok? Allora, la Fx è uguale ad mz diviso r, che r che viene messa in evidenza è diviso ancora tutto questo termine che va al denominatore. Al denominatore, quindi, abbiamo qui un seno di teta più seno di teta più r più r seno di 2 teta diviso la radice quadrata di r quadro meno r quadro se quadro di teta. Ok? Ho isolato il termine r, questo meno naturalmente scompare anche all'altro membro, insomma questo qui è il risultato. E questo, come vedete, l'abbiamo ottenuto in maniera molto semplice, molto immediata, per il tramite del principio dei lavori virtuali. Quindi in maniera molto più diretto, in maniera molto più diretto che non nel caso, che non nel caso delle equazioni di equilibrio. Ok? Ma a me interessa ora fare alcune considerazioni su questo risultato, che poi ci interessano dal punto di vista applicativo. Come vedete, io ho una forza che è funzione di un momento, quindi la forza che ho sul pistone è funzione del momento applicato ed è funzione anche della particolare configurazione, cioè variando la configurazione naturalmente varia il valore della Fx anche a parità di momento agente. Allora posso subito notare che se
considero una configurazione in cui θ è uguale a 0 oppure θ è uguale a y, qui ho il seno che naturalmente è uguale a 0, qui ho il seno di 2θ che è uguale a 0, quindi praticamente io qui ho un denominatore che va a 0, di conseguenza la f di x tende all'infinito. Vede? Ecco, ma quali sono queste configurazioni? L'abbiamo detto matematicamente, ma andiamo a rappresentarle, no? Teta uguale a 0 che vuol dire? Vuol dire che il manovellismo si trova in questa configurazione. Questo l'abbiamo indicato con A, B e C in questo caso. Questa è la configurazione per teta uguale a 0, giusto? Usando un termine meno matematico e più tecnico, questa è la situazione del manovellismo a punto morto superiore, giusto? Cioè tutto steso, punto morto superiore. Questo è il punto morto superiore. Ma analogamente, quando teta è uguale a pi greco, che cosa succede? Succede che la manovella è ruotata in pi greco e naturalmente il manovellismo, la biella risulta così posizionata. Per quanto riguarda la situazione in cui teta è uguale a pi greco, teta uguale a pi greco, questo è il punto morto inferiore. La differenza tra la posizione del punto morto superiore e il punto morto inferiore corrisponde alla corsa del manovellismo. Se poi vogliamo introdurre qualche parametro motoristico, la corsa moltiplicata per l'area del pistone ci dà la cilindrata, ok? Se parliamo di un motore ad un solo cilindro, naturalmente se ho più cilindri devo fare la somma dei volumi di ciascun cilindro che corrispondono alla cilindrata del motore stesso. Va bene? Ok, ma dal punto di vista statico, perché noi qui ancora stiamo parlando di statica, perché ci interessa questa configurazione? Questa configurazione ci interessa perché, come abbiamo appena posto in evidenza, io ho che la forza va all'infinito. Va bene? Chiaramente è un risultato teorico, perché forza all'infinito, dal punto di vista pratico, naturalmente io qui ho del materiale, solitamente materiali metallici per la realizzazione pratica del meccanismo, e naturalmente tutti i corpi sono deformabili, il corpo rigido, come detto più volte, è un'astrazione, tutti i corpi sono deformabili e quindi hanno un limite di resistenza. Nessun materiale è in grado di resistere a una forza infinita, quindi è chiaro che è un risultato teorico, perché prima che la forza va all'infinito la biella si è piegata, o peggio ancora si è rotta proprio. Va bene? Ok, però è un parametro indicativo, indicativo che deriva dall'ipotesi di corpo rigido che noi ancora stiamo adottando. Bene, questo discorso è molto importante, perché se non va all'infinito comunque diventa molto grande. E questo è molto utile nell'applicazione ogni qualvolta vogliamo generare quello che si chiama un moltiplicatore di forza, cioè abbiamo l'esigenza di moltiplicare la forza. Un po' un'estensione, se volete, del principio della leva, no? La leva pure è un moltiplicatore di forza, se disponiamo in maniera adeguata, ovviamente, la posizione del fulcro, e quindi utilizzo una leva vantaggiosa, evidentemente, no? Ma qui otteniamo una moltiplicazione notevole, tant'è vero che questo tipo di meccanismo viene utilizzato, per esempio, nelle presse meccaniche. Quindi noi abbiamo questa moltiplicazione notevole di forza, quindi con un motore relativamente piccolo, quindi con un input relativamente piccolo, noi riusciamo ad avere in uscita dal meccanismo una forza enorme. Ok? Le presse servono per gli stampi, servono per esempio nei frantoi per frantumare le pietre e per altre applicazioni di questo genere. Ok?
Allora, se gli vogliamo dare una forma, diciamo, un po' più vicina alla realtà, noi abbiamo qualcosa di questo genere, con riferimento alle prese meccaniche. Ecco. Noi abbiamo praticamente una parte mobile che è tagliata in questo modo, anche questo naturalmente fa parte del telaio della macchina. Qui ci sarà naturalmente tutto un sistema molto più complicato per quanto riguarda la trasmissione del moto. In genere c'è un motore con un sistema di trasmissione a cinghie che ammorbidisce un po' la trasmissione del moto, e poi c'è un riduttore di velocità che funge da moltiplicatore di forza, di coppia. Quindi ho una prima moltiplicazione nel riduttore e una seconda moltiplicazione nel manovellismo. Quindi riesco ad avere qui, se io vado a premere su un oggetto, naturalmente riesco ad avere una moltiplicazione veramente rilevante. Un motore piccolo e quindi con un basso dispendio di energia, perché ogni motore in cui avviene una trasformazione di energia è caratterizzato da un rendimento, ok? E quindi chiaramente questo ci interessa per ottimizzare anche il risparmio energetico. Bene, qui che cosa accade? Accade che io ho una coppia motrice e naturalmente qui vado a, per l'equilibrio del meccanismo, ho una forza diretta verso l'alto, ok? Una forza F. Ma il pistone in questo caso, ovviamente ha una forma completamente diversa rispetto a quella del motore, esplica una forza di schiacciamento su questo oggetto, quindi è uguale e contrario, va bene? Quindi la forza di schiacciamento naturalmente è questa, poi il piano di appoggio esplica un'altra forza. Morale della favola che se io vado ad estrapolare questo oggetto con la tecnica del tribodio del corpo libero, questo oggetto è soggetto a queste forze qui di schiacciamento, va bene? Questi meccanismi vengono utilizzati anche per esempio nelle morse articolate per tenere bloccato un oggetto, per esempio per la realizzazione di una lavorazione alle macchine utensili. Cioè, se noi vogliamo operare una lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo, naturalmente il pezzo deve essere ben bloccato. E come lo blocco? C'è solitamente una morsa che può essere fatta in una maniera diversa, utilizzando per esempio un sistema vite madrevite, ma spesso è realizzata anche con meccanismi di questo tipo che vanno a bloccare in maniera rigida l'oggetto stesso. Bene, sulla falsa riga di questo discorso andiamo per esempio a considerare anche il quadrilatero articolato. Ecco, il meccanismo per poter essere utilizzato come moltiplicatore di forza deve presentare dei punti morti. Qui presenta dei punti morti, no? Punto morto superiore e punto morto inferiore. Ma cosa possiamo dire del quadrilatero articolato? Affinché esso possa essere convenientemente utilizzato come moltiplicatore di forza e quindi sulla falsa riga di questa applicazione, deve essere un doppio bilanciere o un manovella bilanciere. Cioè un bilanciere ci deve stare, perché il bilanciere vuol dire che abbiamo un'asta con un movimento limitato e quindi che raggiunge il punto morto. Bene, allora se io vado a considerare un quadrilatero articolato come altro esempio di meccanismo, allora qui ho per esempio una coppia motrice e qui ho una coppia resistente. Ecco, proprio qui sopra sulla lavagna, nella lezione di questa mattina, abbiamo visto questo esempio come esempio di applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti. Ecco, se noi invece ragioniamo in questo modo, piuttosto che risolvere il problema per il tramite di equazioni di equilibrio scritte in forma analitica o risolte per via grafica,
possiamo fare riferimento al principio dei lavori virtuali, ma possiamo fare riferimento al principio dei lavori virtuali in maniera conveniente. Conveniente perché? Perché non so se vi siete accorti, ma noi scriviamo una equazione sola per ogni grado di libertà, quindi abbiamo uno solo, quindi una sola equazione scalare. Una sola equazione scalare ci consente di determinare un'incognita per volta. Una sola equazione, va bene? Ecco, però per diverse applicazioni pratiche, piuttosto che utilizzare le equazioni di equilibrio che ci portano a scrivere un certo numero di equazioni, ma qui le possiamo anche quantificare, no? Dal punto di vista analitico, perché? Perché se noi qui andiamo ad applicare la tecnica del free body, cioè del corpo libero, che abbiamo già introdotto questa mattina, quante equazioni io posso andare a scrivere? Facciamo il conteggio. Qualora volessimo risolvere questo problema, assegnato questo, determinare la C con M, non per via grafica, per via analitica. Quante equazioni posso scrivere? Per ogni corpo rigido nel piano io posso scrivere 3 equazioni scalari indipendenti. Poi ne posso scrivere infinite, perché faccio l'equilibrio intorno a un polo, un altro, ma sto dicendo la stessa cosa. La dico in maniera diversa, ma sto dicendo la stessa cosa. Ci potete eventualmente provare, quando poi andate a calcolare il determinante della matrice dei coefficienti del sistema che viene fuori, viene uguale a 0. Perché? Perché ci avete delle righe, combinazioni lineari. Combinazioni lineari vuol dire che avete scritto la stessa cosa in forma matematica diversa. Quindi sono equazioni linearmente indipendenti che vi portano ad avere un determinante nullo e quindi stare punto a capo. Quindi alla fine 3 equazioni indipendenti, più di quello non riuscite a fare. Con considerazioni di libro. E allora, quanti corpi sono qui? Lo posso schematizzare qui rapidamente. Diciamo che questo è A con 0, questo è A, questo è B e questo è B con 0. La schematizzazione per una risoluzione analitica è per esempio la seguente. Qui ho una R a 0 Y, una R a 0x, giusto? Ho 2 componenti, poi ho il carico esterno che è un'incognita, che è la C con M per quanto riguarda il primo membro, okay. Dopo qui che cosa ho? Ho ancora una R a y, R a x, questo per quanto riguarda il corpo 2, questo è 1, questo è 3 e questo è 4. Cosa possiamo dire per AB? Dal punto di vista squisitamente matematico diciamo qualcosa di simile, no? Quindi abbiamo queste reazioni, per non portarci appresso anche il principio di azione e reazione, qui andiamo direttamente a considerare delle reazioni di legge contrario, quindi un R a X, un R a Y, e qui avrò una R di X, R di Y, e qui potremmo già tenere conto quanto fatto prima, ma immaginiamo che qui ci troviamo, diciamo, una serie di carichi per cui non ci sono scorciatoie particolari. Quindi questa è l'impostazione generale rigorosa del problema. Poi vado a considerare l'ultimo membro, che è il 4, e qui quale forze abbiamo? Abbiamo ancora un RBX, che è uguale al contrario alla precedente, quindi tengo direttamente conto del principio di azione e reazione. Qui avrò una R a 0Y e qui avrò una R a 0x, naturalmente devo aggiungere il carico esterno che è noto, che è la C con R. Ok, questa è la schematizzazione del problema, che poi è valida in generale, no? Però applichiamo il free body, cioè il corpo libero, andiamo a disgregare il meccanismo o la macchina, che può essere comunque complessa, ai minimi termini, cioè nei singoli pezzi. Se tutto è in equilibrio, ogni sua parte deve essere in equilibrio. Principio di disgregazione, va bene? Vado a fare quello che io chiamo il censimento delle forze.
quindi qui ho messo carichi esterni e reazioni vincolari interne esterne. Qui soltanto reazioni vincolari interne, perché solo quelle ci sono, reazioni vincolari interne esterne più il carico che è rappresentato dalla coppia C con R. Quante equazioni posso scrivere con un procedimento analitico? L'abbiamo detto più volte. Io ho tre equazioni indipendenti qui per il membro 2, tre equazioni indipendenti per quanto riguarda il membro 3 e altre tre equazioni indipendenti per quanto riguarda il membro 4. Quindi in totale io ho un sistema di 9 equazioni, 3, 6, 9. Questo sistema è un sistema algebrico lineare dove le incognite sono rappresentate dalle reazioni vincolari in questo caso. Ma non soltanto. Quante sono le incognite? 1, 2, 3, 4. Queste sono le stesse cambiate di segno, ne ho già tenuto conto, altrimenti dovrei aggiungere, diciamo, delle altre equazioni che tengono in considerazione del principio di azione e reazione, ma mi complicherei inutilmente la vita. Quindi andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, queste sono le stesse, 7, 8, quindi 8 incognite come reazioni vincolari. E ho 9 equazioni indipendenti, algebrico lineare. C'è un'equazione in più. Ma c'è un'equazione in più perché? Perché questa non è una struttura, questo è un meccanismo. Quindi si muove, chiaro? Cioè non è un arco a tre cerniere, per capirci. Giusto? E quindi questo meccanismo sta in equilibrio solo sotto una particolare condizione di carico, altrimenti si muove. Giusto? Tant'è vero che la nona incognita è rappresentata da chi? Dalla C con M, cioè quel particolare valore della coppia C con M da applicare al membro 2 al fine di garantire l'equilibrio del sistema. E quindi, come vedete, ho un pareggio tra equazioni e incognite. Quindi ho 8 più una incognite in 9 equazioni indipendenti. Questo sistema lo posso risolvere come volete, in questo caso le equazioni sono molto semplici e quindi si va spediti, in altri casi è un po' meno semplice, perché se io vado a caricare questo meccanismo con forze e coppie da tutte le parti è ovvio che le equazioni diventano più complicate, cioè si riempie, diciamo, il sistema di queste informazioni. E questo sistema può essere risolto, come ben sapete, anche al calcolatore. Il classico sistema algebrico lineare può essere rappresentato in forma matriciale, dove diciamo, il vettore delle incognite di questo sistema in 9 equazioni, 9 incognite, è rappresentato da queste 9 che vi ho appena detto. Va bene? Poi c'è il vettore che caratterizza i carichi esterni, e poi c'è la matrice che caratterizza il sistema nella sua complessità. Quindi questa è una formulazione del problema dal punto di vista analitico rispetto a quanto abbiamo fatto dal punto di vista grafico. No? Spesso da ingegneri, diciamo, si combinano un po' le cose in maniera più conveniente, viceversa si fa riferimento ad algoritmi implementati nel calcolatore. E lì naturalmente utilizziamo un approccio analitico. Ma perché vi ho detto tutto questo? Non soltanto per chiarire un po' come affrontare il problema dal punto di vista analitico, ma anche per porre in evidenza le grosse differenze, i pro e i contro che ci sono tra un metodo basato sulle equazioni di equilibrio e un metodo basato su considerazioni energetiche, in questo caso sui lavori. Il lavoro, l'unità di misura, è quello di un'energia, quindi deriva da considerazioni energetiche. Ora, se noi siamo interessati a calcolare tutto, ci conviene utilizzare questo approccio. Per esempio, in fase di progettazione, noi dobbiamo conoscere i carichi agenti
su ogni pezzo. Perché? Perché dobbiamo dimensionare ogni pezzo. Ok? Cioè, qui ho la BL, qui avrò una manovella, un bilanciere, cioè devo dimensionare ogni parte, la posso dimensionare soltanto quando io conosco i carichi. Questa parte della progettazione corrisponde a quella che normalmente è nota come analisi dei carichi. Va bene? Prima di passare alla progettazione, al dimensionamento e quindi all'analisi degli sforzi interni, no? All'analisi dello stato di deformazione, analisi delle tensioni e così via, che vedrete successivamente. Ma se io sono interessato, per esempio, soltanto a ricavare la C con R, o meglio la C con M nota la C con R, e non mi conviene fare tutto questo, giusto? Perché io ho una sola incognita, io voglio sapere soltanto la C con R. Se io posso rispondere in maniera diretta e immediata a questo quesito, ben venga. Mi interessano le reazioni interne? In questo caso no. Le reazioni interne in queste, in tutte, o esterne, diciamo le reazioni vincolari? No. Beh, questo può essere fatto in maniera estremamente conveniente col principio del lavoro virtuale. Ok? Qui ho fatto riferimento proprio al lavoro, e quindi il lavoro, come vedete, è una coppia per uno spostamento infinitesimo angolare, la forza per uno spostamento infinitesimo lineare. Tenete conto che qui ho scritto direttamente il force, ma scalare perché? Perché la F è parallela alla X, ma in realtà il lavoro è uguale a che cosa? Al prodotto scalare della forza per uno spostamento, quindi prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo che formano, ma se il coseno è 0, il coseno di 0 è 1, e quindi ho scritto direttamente in forma scalare. Altrimenti, in maniera più generale, ripeto, si scrive in forma scalare, perché la parte che fa lavoro vero è la componente della forza nella dimensione dello spostamento, no? Se questa è la forza e questo è lo spostamento ds, se vado a calcolare il lavoro di questa forza in corrispondenza di questo spostamento, devo considerare questa componente, giusto? Questo qui lo chiamo alfa, quindi il lavoro sarà uguale ad F coseno alfa ds, se ho uno spostamento infinitesimo. Bene, ok, andiamo quindi ad applicare qui il principio dei lavori virtuali. Ma vi dico anche che, come noi ormai abbiamo una certa dimestichezza con la cinematica, perché l'abbiamo già trattata, spostamento virtuale vuol dire uno spostamento infinitesimo, l'ho già detto, se è infinitesimo vuol dire che è tangente alla traiettoria del singolo punto, diventando infinitesimo, perché lo spostamento finito corrisponde ad uno spostamento finito corrisponde ad una corda sulla traiettoria, no? Perché questa è la posizione all'istante t, questa è la posizione all'istante t più delta t, questo è delta s, no? E poi il delta s è dato dalla differenza dei due vettori posizione tra questa posizione p1 e questa posizione p2, ok? Quindi è una corda della traiettoria, non è tangente alla traiettoria, voglio dire. Se questo spostamento diventa infinitesimo, cioè piccolino, questo delta t a livello infinitesimale, naturalmente dovrei fare il limite per delta t che tende a zero, no? E quindi naturalmente questo punto si avvicina, se si avvicina a livello infinitesimo io ho un ds che è tangente alla traiettoria. Ecco, il principio dei lavori virtuali fa riferimento a spostamenti infinitesimi, compatibili con i vincoli, in assenza di attrito e in una particolare configurazione. Va bene? Ma se volete, esiste un principio che praticamente è la stessa cosa, che chiama in causa non i lavori, bensì le potenze, cioè il teorema delle potenze virtuali, o principio delle potenze virtuali. Tant'è vero che se io vado a moltiplicare scalarmente una forza, non per lo spostamento, bensì per la velocità, che cosa ottengo? Una potenza, cioè un lavoro nell'unità di tempo. Questo può risultare conveniente perché noi conosciamo abbastanza bene l'analisi cinematica e sappiamo come ricavare in maniera agevole
i campi vettoriali delle velocità e quindi anche i campi vettoriali delle velocità virtuali. Va bene? E allora passiamo da queste considerazioni di carattere teorico ad applicarle direttamente su questo meccanismo con l'obiettivo primario di ricavare questa C con M e soltanto quella. Ecco, questo è un meccanismo per cui parliamo di spostamenti virtuali coincidono con quelli reali o di velocità virtuali coincidono con quelli reali. Ovviamente posso utilizzare un input diverso, ma al di là di quello diciamo che possono coincidere. Qual è il ragionamento semplice che si fa? Il ragionamento è questo: dico ok, io voglio calcolare questa C con M, impongo, questo non si muove perché sto considerando ora la statica del meccanismo, non si muove, io impongo una velocità virtuale, per esempio una omega 2 ni, ci metto questo apice ni per dire che è virtuale, non è una velocità angolare reale, perché nella realtà questo non si sta muovendo, va bene? Questa velocità però deve essere compatibile con i vincoli, non è che posso fare come mi pare, in maniera completamente arbitraria. Vi faccio un esempio assurdo: non è che io posso assegnare il campo vettoriale delle velocità virtuali in maniera completamente arbitraria, devono essere compatibili con i vincoli. Per esempio, io non posso dire che questo punto al zero ha questa velocità, non può essere, perché il punto al zero è fisso, quindi questa velocità non è compatibile con i vincoli, perché questa coppia rotoidale impedisce questa velocità o lo spostamento di quel punto, quindi non è buono, non va bene. La scelta è arbitraria purché queste velocità siano compatibili con i vincoli, ok? La omega 2 è compatibile con i vincoli. Quindi cancelliamo questa. Siccome il sistema è ad un grado di libertà, nel momento in cui noi assegniamo questa omega 2, sono in grado di ricavare la velocità di qualsiasi altro punto dell'intero meccanismo, o anche le velocità angolari. Chiaramente dove punto l'attenzione? Dove stanno le forze? In questo caso è particolarmente semplice perché l'unico altro carico esterno è rappresentato dalla C con R, ho la biella che scarica, quindi insomma arrivo prima al risultato, il ragionamento ovviamente è valido in generale. E allora sappiamo come fare, devo fare semplicemente l'analisi delle velocità. Saranno velocità virtuali, ma è l'analisi delle velocità che sappiamo benissimo fare. Ok? Allora, dov'è il centro di istantanea rotazione della biella 3? Teorema di Kennedy, questo è il 3, giusto? Non ci stiamo inventando niente. Di conseguenza posso ricavare la velocità di A, che sarà naturalmente sempre virtuale, perché sono partito da un'incognita virtuale, quindi è ovvio che tutto di conseguenza è virtuale. Ricavo una velocità angolare di 3 virtuale, ricavo una velocità di B virtuale, ricavo una velocità virtuale angolare di 4. Ho effettuato in maniera rapida l'analisi delle velocità. Nel momento in cui ho sott'occhio, diciamo così, i campi vettoriali delle velocità di ogni membro che costituisce il meccanismo, devo solo scrivere l'equazione delle potenze virtuali in questo caso, cioè la sommatoria delle potenze virtuali che corrispondono all'azione di tutti i singoli carichi esterni, forze e coppie che siano, deve essere uguale a zero, affinché sia rispettato l'equilibrio. Ed è quello che facciamo. Qui è molto semplice, però è quello che facciamo. Allora, qui c'è un primo contributo, perché ho la C con M omega 2 virtuale.
coppia lavora in corrispondenza della velocità angolare. Qui non c'è nessuna forza, l'altro carico è rappresentato solo dalla C con R, qui ho una C con R con una omega 4. Come vedete sono opposte, quindi qui avrò meno C con R, perché anche questi sarebbero vettori naturalmente, no? Se volessimo rappresentare con vettore, la C con R sarebbe uscente dal piano, la omega 4 non entrante dal piano, giusto? Quindi quando vado a fare il prodotto scalare, coseno di 180 è meno 1, quindi qui c'è meno C con R, omega 4 virtuale uguale a 0. Questa è l'equazione delle potenze vettoriali. Non siamo ancora arrivati al risultato, perché non vi dimenticate che l'incognita virtuale deve sparire. Perché deve sparire? Perché l'ho segnata io arbitrariamente, quindi che valore ha? Non possiamo avere risultati diversi, ok? Se non si semplifica avete sbagliato qualcosa. Ma per arrivare a semplificare dobbiamo esprimere la omega 4 in funzione della omega 2. Come facciamo? L'analisi di velocità. L'ho rappresentata qui direttamente per via grafica, ma possiamo facilmente scrivere una semplice elaborazione matematica, perché posso dire questo. Posso dire che la bucona virtuale è uguale alla omega 2 virtuale a 0A. Ma la omega 3 virtuale sarebbe 2a virtuale diviso di 3a, cioè uguale a omega 2 virtuale a 0a diviso di 3a. E ho espresso la omega 3. Va bene? Non è finita qui, perché dalla omega 3 posso ricavare la bb e dalla bb posso ricavare la omega 4. Giusto? Quindi la bb virtuale è uguale ad omega 3 virtuale p3b. E ancora, per finire, la omega 4 virtuale sarebbe uguale alla bb virtuale diviso p0b, cioè uguale ad una omega 3 per P3B. Perfetto, quindi alla fine abbiamo omega 2 virtuale a 0A diviso P3A, e questa è la omega 3. Per P3B diviso B0B. Questa è la formula finale. Se riuscite a vedere, quindi la omega 4 virtuale è praticamente esprimibile in funzione naturalmente della omega 2, e poi c'è una 0a diviso b0b che corrispondono alle lunghezze delle aste, e poi moltiplicato per p3b p3a, che invece corrispondono alla configurazione. Ok? Allora, facciamo una cosa, cancelliamo qualcosa, quindi andiamo a cancellare questa parte. Okay. Te la riscrivo qui, perché andiamo a fare anche delle considerazioni di carattere pratico. Omega 2 virtuale a 0A diviso di 0B, qui moltiplicato per P3B diviso P3A. L'ho riscritta qui, mettendo in evidenza l'incognita virtuale, le grandezze geometriche, e queste grandezze che sono legate alla posizione del centro istantaneo d'azione 3, cioè legata alla configurazione del quadrilatero. Va bene?
questa la devo semplicemente sostituire qui dentro, ok? E posso ricavare la C con M in funzione della C con R. Va bene? Però ancora una volta preferisco esplicitare la C con R, cioè quella di uscita in funzione dell'ingresso. Quindi scriviamo qui C con R è uguale da quell'equazione, naturalmente poi questa omega 2 e questa omega 2 vanno via, come deve essere. Quindi la C con R sarebbe uguale a una C con M diviso la omega 4. Quindi questa devo considerare l'inverso. Vediamo un po' se ci troviamo. Quindi I3A, I3B, I0B diviso a 0A. Questo è il parametro di configurazione, questa è la coppia di ingresso, scusate, questa è la parte geometrica, quella di configurazione è questa. Quindi a me ora interessa, per i motivi che andiamo a vedere, diciamo, questo termine. Quindi ho risolto il problema, giusto? In maniera semplicissima. Immaginate di dover risolvere un sistema di 9 equazioni in 9 incognite. È chiaro che questo metodo è più potente perché mi consente di calcolare anche le reazioni interne ed esterne, ma se non mi interessa, perché farlo? Ok? Dipende naturalmente da quello che stiamo facendo. Se mi interessa solo questo legame, vado spedito col teorema delle potenze virtuali. Va bene? Ma voglio aggiungere delle considerazioni. Vediamo un po' che succede. Questa è la parte di configurazione. Quindi variando la configurazione del meccanismo varia la posizione di P3, centro istantanea rotazione, si muove, ok? Ma c'è una configurazione particolare, non ce n'è più di una, ma questa è più evidente, che come vi avevo preannunciato è ancora una configurazione di punto morto. È lo stesso meccanismo, immaginate che sia in scala, è lo stesso, ho semplicemente fatto ruotare questa e questa fino a che la manovella 2 risulti allineata con la biella 3, va bene? Immaginate che queste siano allineate, è una particolare configurazione, va bene? La formuletta è sempre la stessa, questo è A con 0, questo è A, B e B con 0, qui sto applicando una C con M e qui sto applicando una C con R. Se io tengo costante la C con M, che immaginate quindi mettere un motore, ok, e voglio calcolare la C con R, allora questa non cambia perché ipotizzo che sia costante, questa non cambia perché è associata alla lunghezza delle aste, l'unico termine che cambia è questo qui. Perché cambia? Perché cambia la posizione di P3. Dove è andato a finire P3 in questa configurazione? Teorema di Chasles, teorema di Kennedy, dove sta? Il P3 viene a coincidere con B, giusto? Perpendicolare a questa, perpendicolare a quest'altra, è andato a finire qui. Quindi P3 coincide con B. È lo stesso meccanismo, però in una configurazione diversa. Ma se P3 coincide con B, se vado a guardare questa formula, P3A diventa la distanza da B, giusto? Il numeratore diventa coincidente, ripeto, con la lunghezza della BLAB. Ma che succede a P3B? È zero. Questo termine qui va a zero e sta al denominatore, ok? Se sta al denominatore, che vuol dire? La C con R all'infinito. Succede qualcosa di simile a quanto accadeva nel manovellismo nella configurazione di punto morto, tant'è vero che pure questa è una configurazione di punto morto,
Quindi, come vi avevo preannunciato, anche nel quadrilatero, che ovviamente deve presentare un bilanciere, almeno uno, abbiamo delle configurazioni di punto morto. Ci interessano queste configurazioni di punto morto perché, come abbiamo appena dimostrato applicando il teorema delle potenze virtuali, la coppia di uscita va all'infinito. Anche qui naturalmente il risultato teorico, ma se non è infinito è molto grande, sicuramente. E quindi anche in questo caso questo meccanismo può essere utilizzato nelle presse e spesso anche nei frantoi per le pietre, come le presse a ginocchiera. Ultima considerazione importante è che, per quanto riguarda questi moltiplicatori di forza, possono anche essere disposti in serie tra di loro, come accade nella pressa a ginocchiera, in modo tale che io ho una combinazione di moltiplicazioni, cioè la moltiplicazione di forza si amplifica quale contributo di ciascuno dei meccanismi che presentano dei punti morti disposti in successione, cioè in serie, quindi come successione di punti morti. Quando il meccanismo complessivo, che può essere costituito da più aste, non soltanto da 4 ma da più aste, almeno 6, noi otteniamo veramente una grande moltiplicazione di forza. Va bene? E questo deriva dalle considerazioni statiche che possono essere facilmente poste in evidenza mediante l'applicazione del teorema delle potenze virtuali o sotto forma di lavori che abbiamo appena precisato. Va bene, ci fermiamo qui per oggi.